Si sono ritrovati alla spicciolata, senza grandi annunci, perché l'iniziativa non era autorizzata. Ma poi la loro presenza si è fatta sentire, forte e chiara. Alice ha appoggiato uno strumento del suo lavoro sulla panchina rossa davanti al comune di Ancona, simbolo dei diritti delle donne, anche il lavoro è un diritto delle donne. Alice, la tua è una storia particolare. Sì, noi abbiamo fatto la scelta di aprire, di prendere Trattoria Clarice, un locale storico per la città di Ancona molto importante, e l'abbiamo inaugurato il 7 settembre 2019, ecco, totalmente ignari. Pochi mesi prima dell'inizio. Sarebbe crollato il mondo di fatto. E situazione come la nostra, pochi mesi di apertura, cercare di capire insomma come funzionasse, perché è un impegno grosso, e poi c'è stato un crollo dovuto a una pandemia. Una data non ci basta, perché in quest'anno noi siamo stati devastati. Tant'è vero che questo flash mob di oggi, non autorizzato logicamente, si chiama Siamo a pezzi, perché veramente ci hanno ridotto a pezzi. Il racconto del 50-60% è allucinante, perché in verità è tornato dal 3 al 6% alle attività, e neanche a tutte, a molti non è arrivato nulla. Quindi noi siamo abbandonati, dopo un anno e mezzo ci sentiamo abbandonati da istituzioni, da associazioni di categoria, da chi doveva tutelarci, e siamo qui apposta proprio per perorare la nostra voce. L'amministrazione comunale ha chiesto agli esercenti di comunicare rapidamente le dimensioni degli spazi esterni fruibili, in modo da riuscire a garantire concessioni già a partire dal 1 maggio.